Siamo con Andrea Monreale dell'SDS Arcobaleno, una sconfitta purtroppo netta per 10-4. Oggi in realtà siete arrivati qua veramente in condizioni complicate, eravate in 7 contati, tante defezioni. Come hai visto tu la partita? Come leggi tu questa situazione? Più che condizioni... condizioni, mamma mia, imbarazzanti condizioni. Purtroppo tra febbre, influenza e lavoro ci mancavano 7 persone, ma questa non è una scusante, perché la squadra è formata da 14 persone e tutti devono giocare. Oggi eravamo in 7, si giocava 7 contro 7. Sapevamo che era difficile perché sono saltati parecchi ruoli, però questa sconfitta qua è stata veramente brutta. Brutta, e ci serve da lezione, perché alla quarta giornata non ti puoi presentare in queste condizioni. Voi eravate una delle migliori difese, avevate sempre concesso poco, oggi sono arrivati 10 gol, molti sono sembrati proprio errori di concentrazione, di lettura dell'azione, con uomini lasciati completamente liberi. Ti chiedo se è una cosa che vi è successa anche nelle altre partite o se oggi purtroppo è andato un po' tutto storto. Come ti dicevo, sono saltati i ruoli. Non eravamo due difensori, io e il mio compagno, siamo due esterni, ci mancavano i due difensori centrali che giocano sempre e abbiamo pagato. Ma ripeto, non è una scusante, sì, non ci siamo trovati, non siamo scesi in campo, è andata così. Io sono sempre dell'idea che perdere 1-0, perdere 10-4 non cambia niente, fa solo un morale basso, diciamo, butta giù il morale. Quindi andiamo a casa con 0 punti, anche se perdavamo 1-0 andavamo a casa con 0 punti, abbiamo perso 10-4, abbiamo fatto una figuraccia, ci rifaremo alla prossima, cosa bisogna fare? È andata così, d'altronde purtroppo ci sono anche queste sconfitte, le dobbiamo affrontare e ripeto, che ci serva da lezione, punto. Indipendentemente da questa partita, secondo te su cosa dovete lavorare nell'immediato per ottenere risultati e migliorare la vostra classifica? Ma noi siamo una buona squadra, il problema è che siamo altalenati. Un giorno veniamo in panchina in 14, un giorno veniamo in panchina in 7. Così non si può affrontare un campionato, perché possiamo vincere con la prima, e perdere con l'ultima, e fare figuracce e fare noi una goleada. Noi siamo così, purtroppo, ogni partita è a sé, non siamo costanti. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.